Céline Dion parla per la prima volta della sua malattia dopo aver annunciato di soffrire della sindrome della persona rigida. L'artista, a 2 anni dall'annuncio della malattia, ha rilasciato la sua prima intervista alla NBC News svelando tutta la verità. In particolare ha dichiarato di aver combattuto segretamente la sindrome della persona rigida per 17 anni prima di rivelarlo al pubblico. Ha ammesso che mentire ai fan era diventato un peso troppo grande da sopportare per lei. Credeva di doversi comportare come un eroe mentre sentiva come il suo corpo la stesse lasciando. La cantante ha poi aggiunto che quando si è accorta per la prima volta che qualcosa non andava, ha sottovalutato la situazione. Non sapevo cosa stesse succedendo, non mi sono presa del tempo, avrei dovuto fermarmi per capire che cosa accadeva. Dopo la scomparsa del marito René Angélil nel 2016, Céline ha ammesso di aver avuto difficoltà a conciliare la crescita dei suoi figli. René Charles, oggi 23enne, e i gemelli Nelson e Eddie, 13 anni, con la sua carriera. Il tutto mantenendo segreto al pubblico il suo peggioramento di salute. Ho dovuto crescere i miei figli, ho dovuto nascondermi, ho dovuto cercare di essere un eroe. Mi stavo aggrappando ai miei sogni. Gli effetti della sindrome della persona rigida sono devastanti e la Dion ha dichiarato che quando canta è come se qualcuno ti stesse strangolando, è come se qualcuno ti stesse spingendo la laringe, la faringe. Céline Dion ha aggiunto inoltre che è difficile per lei controllare il tono a causa degli spasmi che coinvolgono non solo la gola ma tutto il corpo. Possono anche essere nell'addome, nella colonna vertebrale o nelle costole. A un certo punto mi sono rotta delle costole per gli spasmi. Quando sono molto violenti possono rompere alcune costole. Se punto i piedi rimarranno bloccati, se cucino perché amo cucinare, le mie dita, le mie mani rimangono ferme in quella posizione. Céline Dion ha poi aggiunto che si sta sottoponendo ad una terapia atletica fisica e vocale 5 giorni alla settimana per combattere i sintomi. Ha rivelato che per lei è difficile cancellare uno spettacolo, lavoro duro ogni giorno, ma devo ammettere che è una lotta. Ma